Vi voglio raccontare una storia. Minchia, andiamo a Taiwan. Però chiudere la porta, ragazzi, madonna, ma se, cioè, sei un animale. Non ha neanche chiuso la porta. E questo è Paolo, che va nel pallone quando si parte. Comunque stiamo partendo per Taiwan. Yes. Chi ha portato il phon? Ragazzi, si parte per Taiwan! Sì, ma c'è poco da ridere! Vesti della squadra nazionale con l'attrezzatura SOD. No, tondina. Poi dai una colpo all'angolo. Allora, abbiamo perso i nostri due campioni, che non sappiamo dove sono alloggiati rispetto all'aereo. Però noi invece fortunatamente siamo riusciti ad avere tre posti vicini, così almeno le stronzate le possiamo dire insieme. Ma guarda quanto è lunga quest'ala, cioè è incredibile, io non ho mai visto una roba del genere. Cazzo, Barolo del 31. Sì, che sono usare la calcolatrice, sono 4 sì, euro di capo, vero? Non sarà roaming e niente. Ed eccoci qua direttamente da Dubai a questo punto. Dobbiamo capire a 9 il nostro prossimo gate. Stiamo facendo lo spuntino di mezzanotte. Mezzanotte meno 10, ora locale. E non ho capito niente, io non ho guardato l'orologio. Per noi invece è ancora il tempo di Torino, sono le 9? Alle 10. Sono le 10, ok. Allora, quanto costa questo caffè? No, mi ha fatto lo stesso prezzo. Cioè? 5 euro. 5 euro. Non vergognarti. 5 euro. Oh my God. 5 euro. L'abbiamo pagato meno che in Svizzera. Buono, ragazzi. È vero, ti ricordi? In Svizzera. Da te. È buono? È un amore. Espresso double, minchia, brodo di pollo uguale. Siamo andati a fare un controllo per vedere se era pronto il gate, e il gate era pronto per imbarcarci, quindi entriamo. Stai filmando? Filma mentre bloccano Paolo. Next. Hello. Allora, pian
piano che ci stiamo avvicinando a Taiwan succede anche che poi si manifestano anche i vari atleti. Cosa aspetta? Tu parla. E intanto qua ci sono già dei ragazzi from Spain. You are Spain. Yeah, okay, we have Spain here. E poi you are from where? Bolivia. From Bolivia. Really? Bolivia. Yeah. From where? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Non te credo. Verdad? Yo hai trabajato por 2 meses in Santa Cruz de la Sierra, yeah, por la esquima. Elezione di coca, il campo di coca, sì. E quindi avete visto, c'è tutto il mondo che si sta avvicinando piano piano a Taipei. E noi abbiamo la fortuna di avere qua i sedili davanti, senza niente davanti, quindi ti puoi distendere un pelo di più. L'aereo è di nuovo gigabnorme, siamo gasatissimi. Adesso facciamo uno swipe e ci vediamo direttamente a Taipei. Ed eccoci all'aeroporto, come promesso. Stiamo contrattando per prendere un minivan che ci porti tutti e 5 all'albergo. Però bisogna capire, perché ci hanno già fatto un paio di prezzi e sto vedendo dei minivan veramente tristi. Vedremo cosa ci arriva. Loro hanno, Simona ha contrattato di brutto. Vedremo. Allora, adesso. Okay. Ale. Arrivati, abbiamo preso il van. Ovviamente il trattamento è stato d'eccellenza, perché abbiamo qua Simone che fa lo stesso mestiere del signore qua davanti. Di conseguenza ha saputo trattarli nel modo giusto, si è già fatto dare tutte le indicazioni per l'hotel, le cose, insomma. Sappiamo tutto, siamo arrivati, siamo a Taiwan! Taiwan! Yeah! Bene, siamo arrivati al Riviera Hotel di Taiwan, a Taipei ovviamente, e adesso, guarda che figo, c'è già la bandierina della GNG, e adesso gli diamo i passaporti e facciamo il check-in. Felice dall'enfasi, è andata. Bandierina italiana e anche qui l'accoglienza con una serie di robe che adesso facciamo l'unboxing. Bene. Una penna GNG, asciugamano, i funghi secchi che non si sa. Pensa a te, che storia. Questo mettiamo vestito. Fai vedere il cappellino? Eccolo. Grandi. Vediamo cosa c'è nella scatola GNG. Cappello. Funghi secchi. Funghi secchi. Altri funghi secchi. Asciugamano, visto che. Ma non è l'asciugamano, questo non è la stessa cosa che portano alle gare. Asciugamanino, quello. Quello da asciugarsi. Ma perché è lungo? Aprilo, aprilo. Consento di aprire. Questo serve per asciugare il fucile. Perché... E non è una sciarpa da mettere al collo quando vai a fare la gara. Un asciugamano. Sì, no, la sciarpa asciugamano. La sciarpa a mano. Guarda. Mettila al collo. Sciarpa a mano. Che mentre stai giocando lo usi per asciugarti. Esatto, asciugarti col cappellino. Però nello stesso tempo fa un po' da sciarpa tipo stadio. E mentre mangi questa roba secca. I funghi secchi sai perché ti danno energia. Tu, la penna. La penna GNG. Attenzione, tutto in fibra di carbonio. Oh. E poi il bagaglio a mano GNG. Non trolley, Mini trolley per metterci le cose dei... Ma è bellissimo, ragazzi. Viva il packaging, ma pensate. Questi sono troppo avanti. È una pochette.
Allora, per tutti quelli che ancora non hanno capito che cosa sta succedendo, siamo a Taiwan, a Taipei, nell'albergo di lusso offerto dalla G&G, perché giochiamo a Softair. E perché ci piace sparare i pallini la domenica e non giochiamo così bene. Eppure. Allora, capite? Cioè, questa è... No, noi non giochiamo. I due ragazzi giocano, hanno vinto, quelli che avete visto prima, cioè che vedrete anche dopo, hanno vinto le selezioni nazionali in Italia, che abbiamo fatto, che abbiamo organizzato invece noi, e sono venuti a Taipei e noi li stiamo accompagnando. Eccoci a Taipei, siamo pronti, siamo galvanizzatissimi con la divisa ufficiale della nazionale italiana. Ragazzi, andiamo a consumare il nostro bigliettino di benvenuto. Andiamo a bere. Ragazzi della Danimarca. Allora, abbiamo rubato la cinepresa al macchinista che è qui che beve. Eccolo, saluta. Che bello finalmente essere ripreso da qualcun altro. Speriamo di aver preso la stanza giusta, sì. Avete visto che bella esperienza hanno vissuto Simone e Franco, i due ragazzi che hanno vinto le selezioni nazionali del 2018? Anche voi potreste diventare i protagonisti dei prossimi mondiali a Taiwan nel 2021. Le selezioni 2020 cominceranno a breve. Tenete d'occhio il sito www.lastshotproduction.it. Finito il countdown, inizieranno le iscrizioni online per poter partecipare e qualificarsi. Potrete vincere un viaggio tutto spesato a Taiwan nel 2021 per i mondiali di tiro dinamico sportivo a Airsoft. Nelle descrizioni di questo video trovate il link, non vi preoccupate, non perdete l'occasione e io vi aspetto alle selezioni, mi raccomando. Ci vediamo, ciao là, impallinati!